uccisa e fatta sparire. Prima svolta nelle indagini su Maria Kindamo, arrestato un pregiudicato. Caso Riace, Mimmo Lucano parla in tribunale. Se quello di cui mi si accusa è di aver dato casa a disperati, io lo rifarei. PSR Calabria, in arrivo pagamenti per circa 7 milioni di euro agli agricoltori. Beni culturali, 4,2 milioni alla Calabria per interventi di restauro e conservazione. A Roccella Ionica il valore del farmaco, un incontro per parlare di benessere sociale e responsabilità soggettiva. Benvenuti al TG di Telemia. Apriamo questa nuova edizione parlando del caso di Maria Kindamo, l'imprenditrice di Laureana di Borrello, scomparsa nel maggio 2016. Una svolta nelle indagini ha portato ad un arresto nel Vibonese. Sentiamo. C'è una svolta importante nella sparizione dell'imprenditrice Maria Kindamo, da 3 anni svanita senza lasciare traccia. La donna sarebbe stata uccisa, il suo cadavere fatto sparire. E questa è la conclusione a cui sono giunti i carabinieri di Vibo Valentia e del ROS, che hanno arrestato stamane una persona. L'arresto è stato fatto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Vibo Valentia su richiesta della Procura della Repubblica. Le indagini che hanno portato all'arresto sono state condotte dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Vibo Valentia, della compagnia di Tropea e del ROS. L'uomo finito in manette è Salvatore Ascone, 53 anni, di Limbadi, detto Pinnularu. Il reato contestato è quello di concorso nell'omicidio dell'imprenditrice, scomparsa il 6 maggio 2016. A lui viene contestata l'accusa di aver manomesso l'impianto di videosorveglianza, impedendo ogni registrazione della villetta, il tutto al fine di aiutare gli autori materiali del rapimento e della scomparsa della donna. Indagati inoltre il romeno Giorgio Laurenzio Nicole, di 30 anni, e uno stretto congiunto di Salvatore Ascone, all'epoca dei fatti minorenne. Per tutti l'accusa è di concorso in omicidio. Restano invece da individuare gli autori materiali del rapimento e dell'occultamento del cadavere, così come il movente del delitto. Il corpo di Maria Kindamo, nonostante le ricerche non si siano mai fermate, non è stato ancora ritrovato. Sul destino della donna, stando a quanto filtra, rimarrebbero ancora delle zone d'ombre. Di lei e della sua scomparsa ha parlato anche il primo pentito del clan Mancuso, Emanuele, figlio di Pantaleone l'ingegnere, uno degli elementi di vertice del potente casato mafioso di Limbadi. È grazie alle sue rivelazioni, infatti, che gli inquirenti e gli investigatori sono arrivati proprio ad Ascone, che nella sparizione e nell'omicidio della donna avrebbe avuto un ruolo importante. Proprietario di un casolare confinante con i terreni di proprietà di Kindamo, sarebbe stato lui a manomettere le telecamere la sera precedente la sparizione della donna. Per la procura questo significherebbe che la morte di Maria era stata progettata in modo scientifico e lui di quel piano ne era a conoscenza. Secondo quanto denunciato inoltre dai familiari dell'imprenditrice, che negli ultimi 3 anni non hanno mai smesso di chiedere giustizia, a Maria non sarebbe stato mai perdonato il suicidio del marito Ferdinando. L'uomo si è tolto la vita esattamente 1 anno prima della scomparsa della moglie, perché non accettava la fine della loro relazione. La libertà di mamma, detto qualche mese fa Federica, la figlia maggiore dell'imprenditrice, ha imbarazzato sicuramente qualcuno, e questa libertà è stata scomoda perché nel nostro territorio le donne libere fanno paura e vengono messe a tacere. Le risultanze odierne sono il frutto di una manovra complessa che ha cercato di dare una risposta a questa scomparsa e quindi omicidio di Maria Kindamo, un'imprenditrice, la madre di 3 figli. Si è costituita quindi una squadra investigativa integrata in cui vi erano e vi sono state le risorse del comando provinciale, quindi la stazione, il norm della compagnia e il nucleo investigativo del reparto operativo. E allo stesso tempo però abbiamo avuto l'ausilio fondamentale di reparti speciali dell'arma, in particolare il ROS, Crimini Violenti di Roma, e il RIS di Messina per quanto riguarda le investigazioni di tipo scientifico. Sostanzialmente abbiamo potuto ricostruire che si è trattato di un caso di rupara bianca, la donna probabilmente una volta aggredita non molto tempo dopo è stata assassinata. Nonostante questo, le ricerche sono partite immediatamente e sono continuate in maniera incessante, con l'ausilio dello squadrone carabinieri cacciatori di Calabria, andando avanti anche quando ormai vi era la ragionevole certezza che la donna fosse sostanzialmente non più in vita. A tutta questa complessità si è aggiunta chiaramente l'endemica, purtroppo, omertà del posto, alla quale si è risposto con un lavoro di sinergia, un lavoro di squadra, con grande forza e intensità, per dare una risposta a questi territori che sono stati, appunto, sono rimasti sgomenti, non solo le popolazioni locali ma l'intero paese, per la morte di questa donna.
Quindi si è addivenuti a questo arresto odierno e alla denuncia di due persone. Attività, riscontri, raccolti d'allarme che oggi possiamo dire proiettano una luce diversa su questo efferato episodio al quale l'arma ha voluto dare una risposta. Non ha aspettato il momento del suo esame, ma ha deciso di parlare prima, Mimmo Lucano, di fronte al tribunale che dovrà giudicarlo insieme ad altri 25 suoi collaboratori. Una ricostruzione lucida in cui Lucano ha raccontato la sua verità. Ha agito per ideale politico e senza interessi, è la sintesi di una lunga dichiarazione resa da Domenico Lucano davanti al Tribunale di Locri, che lo dovrà giudicare insieme ad altri 25 imputati per reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, truffa e abuso d'ufficio sulla gestione dei progetti di accoglienza agli emigrati. L'ex sindaco di Riace ha rivendicato quello che ha fatto negli anni, prima da volontario insieme alla Croce Rossa e alla chiesa della diocesi di Locri-Gerace, allora guidata da Monsignor Giancarlo Brigantini, e dopo quale primo cittadino di un territorio che ha donato fiducia ai tanti disperati che approdavano in Italia con i segni di torture e di negazione dei diritti. Il modello Riace è stato anche quella solidarietà e umanità che ha superato ogni interesse. Lucano, dopo aver ringraziato i propri legali avvocati Mazzone e D'Acqua, ha voluto raccontare la sua versione alla tribunale ricostruendo passo dopo passo i tanti anni trascorsi a ricevere le telefonate dei funzionari prefettizi che gli chiedevano di accogliere gli immigrati in momenti di particolare emergenza per i tanti sbarchi. Ricordo che insieme ad altri sindaci del territorio, Lucano citando alcuni ex amministratori locali, abbiamo costituito una Locride solidale che ha potuto accogliere 300 persone quando, allo stesso momento, il sindaco di Milano ha dato la disponibilità per 20 posti. In conclusione, Mimmo Lucano ha evidenziato che l'effetto provocato dal report del 2016 ha portato al blocco del sistema di inserimento degli immigrati, al blocco dei fondi e quindi alla paralisi del sistema di accoglienza di Riace. 7,7 milioni per gli agricoltori beneficiari del PSR Calabria 2014-2020. Il Dipartimento Agricoltura ha annunciato i pagamenti per oltre 1.500 agricoltori. Il Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e l'organismo pagatore Arcea hanno comunicato che è andato in pagamento il kit decreto numero 73 relativo alle misure e alle superfici capo del PSR Calabria 2014-2020, che comprende le misure 2080-92, 10 pagamenti agroclimatico-ambientali, 11.214 agricoltura biologica, 13 indennità a favore delle zone soggette a vincolo naturali o altri vincoli specifici. E poi il numero 14, benessere degli animali, annualità varie, a partire dal 2016, per oltre 1.500 beneficiari per un importo di circa 7,7 milioni di euro. Arrivano risorse importanti per tanti agricoltori beneficiari del PSR Calabria, insomma, perlomeno questo hanno affermato congiuntamente in una nota il consigliere regionale delegato all'agricoltura, Mauro Dacri, il dirigente generale del Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari, nonché autorità di gestione del PSR Calabria, Giacomo Giovinazzo, e il commissario straordinario di Arcea, Francesco Del Castello. Ma l'attività del Dipartimento e dell'organismo pagatore non conosce soste. Nella prossima settimana, infatti, andrà ad aggiungersi un ulteriore kit di pagamento per circa 1.000 domande relative alla misura 10, ovvero pagamenti agroclimatico-ambientali annualità 2018, destinato a quei produttori che hanno sostenuto i corsi di formazione previsti dal PSR Calabria 2014-2020, nonché un ulteriore saldo automatizzato relativo alle misure a superficie capo annualità 2016-2017-2018. E parliamo ancora di fondi, ma questa volta per il restauro dei beni culturali. Dei 180 milioni finanziati dal Ministero per i beni e le attività culturali, 4 sono destinati alla nostra regione. Ammontano a 180 milioni di euro le risorse destinate dal Ministero per i beni e le attività culturali per finanziare 595 interventi sul patrimonio culturale italiano. Il programma biennale del Fondo Tutela del MIBAC, approvato dal ministro Alberto Bonisoli, prevede 4.289.000 euro per i 33 progetti finanziati nell'ambito delle annualità 2019-2020 in Calabria. E questo l'annuncio del deputato calabrese del Movimento 5 Stelle, Alessandro Melicchio, membro della Commissione Cultura alla Camera. Le cifre più significative nella nostra regione sono destinate all'ex Collegio dello Spirito Santo di Vibo Valentia, per restauro conservativo, consolidamento e adeguamento impiantistico.
1.235.000 euro, al Museo e Parco Archeologico di Scolacium 400.000 euro, alla Chiesa di Santa Maria Neve a Tropea per il completamento del restauro conservativo 300.000 euro, a Locri per il Parco Archeologico 265.000 euro e a Mileto per il Museo Statale 260.000 euro. Ma è tutta la Calabria ad essere interessata dalla valorizzazione del patrimonio culturale della nostra regione nei prossimi 2 anni. E ora invece ritorniamo sul caso Falletti. Il consigliere PD ha infatti annunciato stamattina le sue dimissioni. Sentiamo. La vicenda dell'ex capogruppo del PD, consigliere comunale di maggioranza di Taurianova, politicamente si è conclusa. Dopo le dimissioni richieste dal sindaco Fabio Scionti nell'ultimo consiglio comunale, oggi in una conferenza stampa l'amministratore ha annunciato che le tanto attese dimissioni da consigliere di Falletti sono state protocollate. L'oramai ex consigliere è accusato dai carabinieri di essersi inviato delle lettere anonime minatorie. Tutto è partito dal controllo degli atti processuali di un'inchiesta giudiziaria che vede a giudizio, per un ordigno contro l'auto dell'attuale sindaco di Taurianova Fabio Scionti, l'ex assessore Francesco Sposato, in carcere perché coinvolto nell'operazione antimafia denominata Terramara Closet del dicembre 2017. Controllando gli atti processuali, i legali di Sposato avrebbero scoperto che il capogruppo PD si sarebbe inviato lettere minatorie per cercare di tenere in piedi la sua maggioranza consiliare in piena crisi politica in quel determinato momento. Oggi l'epilogo di una brutta vicenda. Su questo sono stato chiaro anche in conferenza stampa. Il mio percorso era quello delle dimissioni, ma a garanzia sua prima di tutto e a garanzia di tutta l'amministrazione, visto come sono stati vissuti e avviati i lavori da questa amministrazione in questi 4 anni. Quindi di questo ne prendo atto. Poco prima proprio della conferenza ho preso atto di queste dimissioni che secondo me ridanno la giusta dimensione all'amministrazione. E ripeto, Falletti ha il diritto di oggi di andare a dimostrare nelle sedi opportune la sua estraneità, se estraneo è ai fatti, però ripeto, l'amministrazione in questo momento non poteva portare dietro questo fardello, questo sì. In tutta questa vicenda il Partito Democratico non ne esce tanto bene, anche perché doveva avere un atteggiamento molto più rigido e più incisivo, chiedendo le dimissioni, se non l'espulsione. Io su questo l'ho detto già in conferenza stampa, vabbè, non entro in merito alle vicende del Partito Democratico, ho preso atto però che l'autosospensione è arrivata prima di qualsiasi decisione che doveva fare il PD. Poi lascio ad ognuno il libero giudizio sulla vicenda, nonostante, voglio dire, il Partito Democratico è un partito a me molto vicino, voglio dire, e su questo prendo atto oggi che forse con qualche giorno di ritardo, ma il fatto di oggi anche che comunque queste dimissioni ci sono state. E ha lasciato un profondo vuoto nella comunità di Roccella Ionica, stiamo parlando della scomparsa dell'onorevole Domenico Bova. In suo ricordo il sindaco di Roccella ha annunciato l'allestimento della camera ardente dalle 8 di domani mattina all'interno della sala del Consiglio Comunale. Alle ore 16 invece ci sarà la cerimonia delle esequie in cui interverrà anche il governatore calabrese Oliverio. Intanto ascoltiamo le parole di Maria Teresa Fragomeni, assessore al bilancio e allo sviluppo economico della Regione Calabria, su Mimmo Bova. Io sono qui a ho portato i saluti a questa bellissima, diciamo, importante iniziativa sul valore del farmaco, i saluti istituzionali, però Roccella oggi è triste Roccella, è triste la Locri, è triste la provincia di Reggio Calabria e, come diceva lei, l'intera Calabria, perché ha perso un uomo, un gentiluomo, un uomo che amo definire proprio per bene e che comunque con cui io personalmente amavo confrontarmi e che comunque ha fatto, diciamo, della politica e degli interessi soprattutto di questa zona il suo obiettivo di vita. Mancherà la regione e quindi effettivamente è vero, questa mattina la Calabria si è svegliata veramente triste. Che ricordo ha di quest'uomo? Visto che dice mi amavo confrontarmi, un ricordo di Mimmo Bova?
Sì, perché comunque il bello, diciamo, della politica è questo, è il confronto, è la dialettica, è riuscire a dire, a mantenere le proprie idee e poi quando opportuno, quando necessario e quando, perché solo gli stolti non cambiano idea e quindi riuscire poi alla fine a trovare, diciamo, una quadra. Molto spesso non ci siamo trovati d'accordo su alcune linee, percorsi, su idee anche di leader, di programmi, però nonostante questo poi ognuno ovviamente rispettava l'idea dell'altro e veramente come partito sarà una grave perdita. Infatti noi oggi avevamo organizzato un incontro sull'autonomia differenziata, regionalismo differenziato a Siderno come circoli della Locride, con la federazione di Reggio Calabria. Ovviamente abbiamo rinviato perché uno degli uomini, appunto, dei politici migliori è venuto a mancare. I carabinieri della compagnia di Vibo Valentia hanno fermato Antonio Prostamo di 30 anni, ritenuto uno dei responsabili dell'omicidio di Francesco Domenico Vangeli avvenuto nell'ottobre scorso. Le indagini condotte dai militari del nucleo operativo radiomobile hanno portato all'esecuzione del provvedimento nei confronti di Prostamo, nipote del presunto boss Nazareno Prostamo, in carcere per una condanna all'ergastolo. Il delitto, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe da collegare al fatto che la vittima avrebbe avuto una relazione sentimentale con l'ex di Vangeli quando i due si erano lasciati. Francesco Domenico Vangeli, ricordiamo, era scomparso lo scorso 10 ottobre da Filandari, un comune del Vibonese dove risiedeva, e la sua auto era stata trovata bruciata nei pressi dello svincolo di Mileto della 2 autostrada del Mediterraneo. Malgrado le ricerche, il corpo di Vangeli non è ancora stato trovato. E ora cambiamo decisamente argomento, parliamo del valore del farmaco in un convegno a Roccella Ionica. Novella Luciani, un incontro soprattutto per parlare di farmaci nel bene o nel male, utili ed essenziali, ma prima di tutto la prevenzione. Hai portato in Calabria, in una veste particolare che abbiamo visto da un palco, il presidente di Farmindustria, solo tu potevi farlo. No, devo dire che il presidente di Farmindustria si lascia coinvolgere sempre quando c'è un momento da fare cultura anche nelle persone, quindi devo dire che è stato facile portarlo. E detto questo, però, oggi penso che sia stata una giornata molto importante perché si è parlato del farmaco, ma la sala penso che abbia capito che il primo farmaco in realtà ce lo somministriamo da soli con i nostri comportamenti. Questo è il nostro primo farmaco, quindi è emerso che quanto è importante alimentarsi bene, quanto è importante fare movimento, quanto è importante non fumare, quanto è importante adottare tutte quelle abitudini di vita. Io dico, non parlo più di stili di vita, ma veramente dovrebbero diventare le nostre abitudini di vita per non ammalarci. E quando però ci ammaliamo, dobbiamo sapere che abbiamo un'industria farmaceutica importantissima che ci sostiene, che è pronta ad intervenire, ma con quello che è in questo momento storico particolare, dove veramente l'innovazione sta capovolgendo quello che saranno i prossimi modalità anche di cura o le prossime modalità anche di approccio alla patologia, ci vede tutti quanti responsabili, tutti dobbiamo fare la nostra parte, perché le nuove terapie saranno terapie molto costose che incideranno moltissimo, quindi non vogliamo risparmiare, dobbiamo però spendere bene, e per spendere bene ovviamente dobbiamo risparmiare quello che è evitabile, quindi quello che è evitabile è responsabilità nostra. Penso che questa giornata, questo convegno abbia portato informazione a tutti, dove non possiamo stare ad aspettare, ognuno deve fare la sua parte, le istituzioni le loro, l'industria del farmaco trovare l'innovazione, cercare sempre quella cura in più, ma il cittadino responsabilizzarsi. Presidente, a Roccella Ionica per un incontro importante si è parlato di salute in una città che comunque della prevenzione ha fatto il suo motto. Beh, io sono contento di essere qui perché questa città
è avanti, nel senso che non parla di cura ma parla di prevenzione. La cura, anche se io mi occupo di farmaci, dico sempre che i farmaci sono una cosa straordinaria perché hanno cambiato la vita di molti malati, hanno portato delle soluzioni straordinarie, però il farmaco è un male talvolta necessario che deve avvenire solo quando ci siamo malati. È meglio stare sani e non ammalarsi, quindi vedere una città che è dedicata alla prevenzione, agli stili di vita, agli stili comportamentali per evitare di ammalarsi è una cosa che non capita tutti i giorni, quindi un plauso a questa città e a chi si dà da fare per questa cosa. Santa. Lei l'ha detto, ma comunque nell'immaginario collettivo molto spesso si sente parlare di le industrie farmaceutiche, le industrie farmaceutiche, il loro scopo è il lucro e basta. Cosa risponde? Ma io rispondo che quando mi dicono che siamo di Big Pharma, io sono orgoglioso di essere chiamato Big Pharma, e lo dice uno che non ha un'impresa sua ma lavora per l'industria farmaceutica, perché intanto per il valore economico che rappresentiamo in termini di occupazione, valore industriale, siamo la prima, il primo settore in Europa, siamo i primi in Europa anche per export, e quindi se il PIL italiano è positivo è grazie anche all'industria farmaceutica, e poi perché comunque le prospettive di cura derivano dall'industria farmaceutica, oltre il 95% della ricerca lo fa l'industria, e l'industria trova i farmaci innovativi che ci permettono di non morire più di AIDS, ci permettono di guarire dall'epatite C, ci permettono di sopravvivere a varie forme di tumori, ci permettono di vivere più a lungo e di guadagnare giorni e mesi di vita ogni anno, quindi io sono orgoglioso di questo. Poi è chiaro che tutti i settori vengono denigrati, però noi andiamo avanti e credo che la miglior soddisfazione è quella che io dico sempre all'inizio dell'anno, quando mi chiedono che cosa si aspetta per il nuovo anno, io dico sempre mi aspetto di vedere il sorriso di un bambino, il sorriso dei genitori di un bimbo che magari soffriva di una malattia rara e abbiamo trovato il farmaco che lo ha curato. E ora qualche istante di pubblicità, a tra poco. Bentornati alla seconda parte del TG News, parliamo di solidarietà e lo facciamo in musica con il concerto benefico a favore del campo estivo 2019, Amici Speciali, a cura dell'Unitalsi. Rocella Ionica, protagonista di una serata all'insegna del rock benefico, si è tenuto presso il Waterfront a lungomare Sissinio Zito il concerto Rock Song is a Love Song della GC Band, la rock band guidata da Massimo Scabbarozzi, presidente e amministratore delegato di Janssen Italia e presidente di Farmindustria. L'idea è venuta di creare una band che fosse fatta solo da ragazzi che lavorano nella stessa azienda con me, e da 10 anni noi suoniamo solo per beneficenza, cerchiamo di aiutare associazioni di qualsiasi tipo, a volte sono malati, a volte sono persone che hanno bisogno di aiuto perché sono state meno fortunate di noi. Noi non vogliamo essere protagonisti, mettiamo a disposizione la nostra musica, la nostra serata, che poi non è nostra perché noi facciamo quasi esclusivamente, siamo innamoratissimi in modo particolare di Vasco Rossi, però crediamo che siamo un mezzo per a volte evidenziare il grande lavoro straordinario che fanno queste persone. Devo dire una cosa, che spesso mi dicono, come mi stava dicendo lei, questi concerti fate delle cose bellissime, noi non facciamo niente, noi prendiamo tanto perché conosciamo delle situazioni, delle persone straordinarie, io dopo ogni concerto sono una persona migliore. Il ricavato della serata, organizzata in collaborazione con ASD Calabria Fit Walking, devoluto a favore del progetto Campo Estivo 2019 Amici Speciali, promosso da Unitalsi, sottosezione di Locri. La nostra associazione da anni, congiuntamente all'attività di organizzazione di pellegrinaggi a Lourdes, si occupa di affiancare e sostenere le persone con disabilità, spiega Maurizio Villari, presidente della sottosezione di Locri di Unitalsi. Anche quest'anno, per l'11° anno consecutivo, sarà ospitato il campo estivo degli Amici Speciali, persone con disabilità che possono trascorrere una settimana di vacanza senza barriere, circondati dall'affetto e dall'attenzione dei volontari. In attesa del 7° Rocella Fit Walking in programma il 4 di agosto, anche quest'anno si avvia la stagione degli eventi estivi dell'associazione sotto il motto Farsi del bene, facendo del bene, lo dichiara Fausto Certomà, presidente ASD Calabria Fit Walking. E nostra convinzione continua che nell'educare e nel sostenere le persone a prendersi cura di se stesse attraverso i corretti stili di vita, come il camminare bene e combattere l'inattività fisica, oggi fenomeno in preoccupante crescita, si possa però non perdere di vista l'occuparsi dell'altro, un doppio benefico,
un doppio beneficio. Negli ultimi tempi aveva reso la vita impossibile alla moglie ingiuriandola, minacciandola e aggredendola fisicamente con schiaffi, calci e spinte che avevano portato la donna ad allontanarsi dalla casa familiare. Non accettando la separazione, un uomo di classe 1976 il 30 maggio scorso aveva cercato di introdursi nell'abitazione dove la donna aveva trovato rifugio, dapprima danneggiando una zanzariera per poi infrangere il vetro della finestra con una pistola, brandeggiandola all'indirizzo della moglie e minacciandola di morte. La procura della Repubblica di Reggio Calabria, diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri, ha disposto immediatamente indagini coordinate dal procuratore aggiunto Gerardo Domenigliani. E ora invece ci spostiamo su un altro argomento, parliamo di voli low cost e della crisi di Alitalia. Lo facciamo riguardando uno spessone della trasmissione Calabria Sud. Credo che il problema, come sempre, sia politico. Faccio una piccola premessa, non potrò parlare troppo liberamente di Alitalia perché comunque... Hai un vincolo. Ma al di là del vincolo ho gli amici, ho veramente tanti amici, colleghi, persone con cui ho condiviso tante esperienze, non mi sentirei di parlare di Alitalia in maniera negativa mai, e come non lo farei men che meno dell'aeronautica. E, però se parlo questo del settore naviganti, volo, riguardo alla dirigenza è sotto gli occhi di tutti, perché scusate, se Montezemolo va via il giorno prima che fallisca per la seconda volta l'Alitalia, viene liquidato con una liquidazione paurosa e l'Alitalia non è andata bene, insomma qualche domanda bisognerebbe farsela, no? Se la prima cosa che fanno quando è in crisi è rifare le livree, rifare gli interni, rifare le divise, che non credo che sia il primo problema dell'Alitalia, ma magari qualcuno ci guadagnerà qualcosa, qualche domanda facciamocela, no? Quindi è un problema evidentemente di, come dire, dirigenza politica che dirige la compagnia in un modo piuttosto che in un altro. Io ho una mia teoria. Ma quanto hanno inciso i voli low cost? I voli low cost hanno inciso nella misura in cui noi lasciamo fare da soggetti esteri quello che vogliono in Italia. Faccio un esempio, Ryanair, tanto per dirne una. Leggo sui giornali, poi non so se sia così o non sia così, ma se è vero quello che è stato scritto, che le tasse le pagano in Irlanda. Allora, sempre da quello che ho letto, pare che abbiano tentato di fare la stessa cosa in Francia. Cioè loro hanno detto, noi veniamo in Francia, mettiamo una base in Francia, assumiamo delle persone in Francia, però gli facciamo il contratto in Irlanda e le tasse le paghiamo in Irlanda. Ma come si può consentire una cosa del genere? Sono gli unici al mondo che lo fanno. EasyJet, che è inglese, non lo fa. Sono solo loro che fanno questo e tra l'altro sono quelli che hanno preso più fondi di tutti in Italia addirittura per venire. E i nostri governanti, adesso non, è inutile che lo dico, tanto è un soggetto insomma, che conosciamo tutti perché ha promesso Mari e Monti e poi ha fatto la fine che ha fatto, però si è fatto bello che Ryanair è la prima compagnia italiana, se ne è vantato. Ma io dico, ma italiano questo oppure vive, non lo so dove vive questo soggetto politico che dice queste cose e fa queste cose. È chiaro che poi l'Italia va male, certo che ha inciso e incide perché i fondi anziché darli neanche all'Italia. Neanche all'Alitalia vanno dati fondi perché ora basta, è anche ora di finirla in questo senso, no? Soprattutto dati così, bisognerebbe darli con un senso, con un criterio, ma men che meno diamoli a un soggetto che neanche paga le tasse in Italia, facendo dei giochetti che veramente sono incomprensibili e inaccettabili, credo io, forse sbaglio. Ci sono delle immagini che tu ci hai portato di Spring Airlines, perché? Perché è la mia nuova compagnia. Allora, guarda, faccio una piccola sintesi. Intanto, vabbè, abbiamo parlato dei voli low cost, ma non abbiamo detto come fanno a costare così poco. Rimettiamo quella
anche vedendo queste immagini, quel titolo, perché è una domanda che tutti si fanno, cioè in realtà come fa a costare così poco il locale? Come fai con 20 euro, 19 euro? Cioè, ma su quel volo chi li paga quei costi? Su quel volo ce n'è uno che paga 20 euro, primo, ma anche ne paghi 50, non ci paghi neanche il carburante, ne uno perché... facciamo 50, è che prendono dei fondi. Se poi ci aggiungi tutte le piccole fregature che danno, per esempio sul bagaglio, ti faccio un esempio. Cose aggiuntive, dicevo. Caspita, ma per esempio tu lo sai che se devi andare a Milano e loro ti portano a Bergamo, tu per loro sei arrivato? Bergamo non è proprio vicinissimo a Milano. Sì, sì, chiaro, l'aeroporto è quello. Cioè. Ma va bene pure Verona, perché entro 8 km per loro tu sei arrivato a Milano. Sì, sì. Ok? Ma non solo, ti dicono però il bagaglio non te lo do a Verona, te lo do alla tua destinazione originaria, perché io a Verona non ho il personale per scaricarlo e se lo vuoi mi devi dare altri soldi, se no te lo vai a prendere domani a Milano. Questo è quello che mi hanno raccontato un sacco di passeggeri che hanno preso delle fregature tremende, hanno detto mai più, vade retro Satana, perché di fatto poi le compagnie lo costano. C'è qualcuno che integra la risposta a quella domanda, come fa a costare così poco, c'è qualcuno che integra il prezzo del biglietto, che sia la regione, sì, sì, che sia il tour operator, che forza. Sia... Ma con 50 euro non ci vai nemmeno da qui a Cosenza. Parliamo anche di 20 euro, di 30 euro. Ma tutto ci vuoi andare in America, ma è ovvio che non possa essere quindi così. Diciamo che il volo vale a tutti gli effetti, non rischia la sicurezza. No, questo no, perché ci sono delle normative a cui tutte le compagnie che non siano compagnie canaglia... Quindi non lo paga l'utente quel costo, lo paga lo Stato, la regione, per forza. Però, ecco. Non c'entra la sicurezza. A 17 giorni dalla fuga del boss Rocco Morabito dal carcere centrale di Montevideo, le autorità uruguayane hanno ammesso che di fatto le indagini finora svolte non hanno dato risultati, lo riferisce il portale di notizie La Red 21 di Montevideo. Rispondendo a domande di parlamentari, il ministro dell'interno uruguayano Edoardo Bonomi ha indicato che si presume che la fuga di Morabito abbia avuto un carattere doloso, nel senso che vi può essere stata complicità da parte del personale carcerario sottoposto tuttora a varie procedure amministrative. E ora parliamo invece di un libro a quattro mani scritto da Anton Francesco Milicia e Antonio Tassone, si intitola Lumache. Un anno di lumache e lo festeggiamo qui a Roccella, un paese che credo sia il fiore all'occhiello della nostra Locride, nella cornice del convento, dell'ex convento dei Minimi. E a conti fatti, dopo un anno, diciamo che questo romanzo ha dato a me, Don Francesco Milicia e a Antonio Tassone, soddisfazioni inaspettate che sono giunte in un crescendo che vorremmo definire lumachese. Del romanzo ormai si è detto tanto, si è parlato, ma noi abbiamo sempre tanta voglia di raccontarlo, di spiegarlo di nuovo, e si apre sempre a nuove prospettive, perché le pagine sono tante, i personaggi sono tanti, e consumarlo in poche ore, ecco, di dialogo, a consumarlo in poche ore di dialogo non ci si arriva. Quindi gli spunti non ci manca neanche questa sera, che siamo lieti di presentare nuovamente il nostro romanzo qui a Roccella. Sicuramente sapremo, ecco, fornire qualche curiosità in più, qualche cosa in più di quello che tanto si è detto. Niente, estrema soddisfazione e un ringraziamento ai nostri lettori che ci hanno dato fiducia, che hanno trasformato questo romanzo in qualcosa di vivo, ecco, di palpitante e soprattutto tutto qualcosa di partecipato qui nella nostra Locride. Presentiamo questa sera il libro a Roccella Ionica, nel cortile dell'ex convento dei Minimi. Ringraziamo il circolo di lettura dell'ARAS, ringraziamo anche l'amministrazione comunale per questo avvenimento che è stato inserito nel programma delle manifestazioni estive qui a Roccella Ionica. Lumache, come diceva precedentemente il mio collega Anton Francesco Milicia, è stato un successo inaspettato, possiamo dire clamoroso,
una storia appassionante che giorno dopo giorno continua ad emozionare sempre di più i nostri lettori, che ci mandano anche mail perché vorrebbero sapere se effettivamente questi personaggi esistono per davvero. Noi cerchiamo sempre di sviare, perché in effetti il libro è una ricostruzione un po' fantasiosa di un ideale, di un ipotetico paese qui della Locride, dove in occasione della competizione elettorale succede tutto il contrario di tutto, con il personaggio principale che va in giro casa per casa a chiedere i voti, iscrivendoli ovviamente anche nel libro, una specie di white list, diciamo, o di black list, dove va a catalogare tutte le richieste dei suoi potenziali elettori, in attesa poi di soddisfare queste richieste. Ci riuscirà? Non ci riuscirà? Noi vi invitiamo a leggere questo libro, che da un anno ha visto anche tantissime recensioni anche da parte di personaggi autorevoli della cultura calabrese. Siamo stati anche ospiti in Rai in diverse emittenti televisive, e speriamo che con Antonio, con l'architetto Anton Francesco Mirici, ci possa essere lo spazio anche per creare qualcos'altro in un futuro. Vedremo quello che accadrà. Intanto grazie a chi ci ha voluto questa sera qui a Roccella per presentare Lumache. E ci spostiamo ora a Polistena con la kermesse di arti marziali e kickboxing dell'Accademia del Maestro Cavallo. Folla delle grandi occasioni a Polistena, nella centralissima e storica Piazza della Repubblica, per il saggio della rinomata, pluripremiata e pluricampione nazionale e internazionale Accademia Arti Marziali, Difesa Personale e Kickboxing, fondata e diretta dal professore Giuseppe Cavallo. Centinaia di atleti che, dopo aver sostenuto gli esami per il passaggio di cintura e grado, alla presenza del dottor Carlo Figliomeni, presidente della sezione calabrese dell'IPA, presso il palazzetto dello sport polistenese, hanno ricevuto la cintura di colore e grado superiore. Straordinarie le esibizioni degli atleti che, sotto la direzione del maestro Cavallo, hanno mostrato spettacolari tecniche di difesa sotto lo sguardo vigile e attento dei massimi dirigenti dell'associazione, ossia della presidente Teresa Peronace e della segretaria generale Mariangela Mileto, oltre che del vice sindaco di Polistena, dell'assessore alla cultura Nelly Creazzo, del maestro Geranio, al quale è pervenuto il riconoscimento dell'ottavo Dan, degli istruttori dell'Accademia Silvano Mario Tavernese e Rocco Garelli, insignito del secondo Dan, e poi dell'ispettore provinciale del settore arti marziali Silvio Modafferi. Nel corso della manifestazione il sindaco di Polistena Michele Tripodi ha voluto conferire un riconoscimento al dottor Giuseppe Cavallo, in prima linea nella promozione dei valori sportivi e della legalità. Per questo al maestro, di fama internazionale, sono pervenuti i complimenti da parte del direttore sportivo Osvaldo Cavallo e del presidente della sezione polistenese Franco Garelli. È assoverato, è stato presentato il cartellone della quarta edizione di Summer Arena, la grande novità del 2019, la lirica. È stato presentato ufficialmente il cartellone della quarta edizione della Summer Arena. Soverato dunque si prepara ancora una volta ad ospitare grandi eventi dell'estate calabrese grazie al progetto targato SM Musica di Maurizio Senese. Sì, si apre ufficialmente, anche se quest'anno un po' in ritardo, un po' di problemucci abbiamo risolti. Però finalmente il Summer Arena 2019 è una presentazione ufficiale con un grande cast, dal 23 luglio a questa grande apertura con il maestro Francesco De Gregori, per la prima volta con un'orchestra di 50 elementi, il suo The Best, i suoi grandi successi, tanti eventi per i giovani come Salmo, che stiamo riscuotendo tantissimo successo, pochi giorni decreteremo il tutto esaurito, come quello di Rama, un grande evento aspettato non solo dai giovani ma anche dalle famiglie, anche Gemitazzi, Anastasio, la stessa cosa. Il 24 di agosto, dopo 10 anni finalmente ritorna Enrico Brignano, voluto fortemente, sono 2 anni che lo inseguo, e anche Pucci, per la prima volta al sud, un artista che 8 puntate su Mediaset, 5 milioni di telespettatori, ho pensato di invitarlo a questa unica data al sud, ripeto, per la prima volta al sud, per la prima volta al Summer Arena, per la prima volta in Calabria, quindi siamo felicissimi, ringraziamo tutti quanti, l'amministrazione, il sindaco Lecce che ci dà questo supporto, ringraziamo anche i tantissimi sponsor, quest'anno 36 sponsor che
promuovono questo grosso progetto che è la Summer Arena 2019. Vuol dire che anche diciamo, gli imprenditori si stanno avvicinando a questo grosso progetto, fra cui 10 aziende, 10 SPA a livello nazionale e internazionale. Vuol dire che abbiamo fatto bene in questi anni. Quindi 80.000 spettatori, 80.000 paganti negli ultimi 3 anni, il nostro obiettivo è arrivare a 100.000, ci siamo vicini. Tra le novità di quest'anno, la collaborazione con l'Associazione Publidema Eventi Comunicazione di Demetrio Mannino e l'Associazione Culturale Traiettorie con il suo direttore artistico Domenico Gatto, che porteranno in scena il 14 agosto un fuoriprogramma, l'opera lirica tosca di Puccini, che nel cast, oltre ad artisti di primo piano, vedrà anche 2 talenti calabresi. La scelta non è stata casuale, perché sembrerà strano, ma la Calabria non ha delle strutture estive che possono ricevere dalle 4 alle 5.000 persone, quindi la Summer Arena è l'unica, tant'è vero che è la quinta struttura in Italia per capienza, struttura estiva ovviamente. E quindi ci siamo incontrati con Maurizio, abbiamo presentato il nostro progetto, lui lo ha fatto suo, e il 14 di agosto sperimenteremo se questa idea sarà un'idea vincente, come siamo certi e ci auguriamo chiaramente, proseguiremo anche questo cammino assieme a Senese. 14 di agosto al Summer Arena ci sarà appunto Tosca, con un cast veramente impressionante. Come si può vedere dalla locandina, gli interpreti principali saranno appunto nel ruolo del titolo Paoletta Morrocu, star a livello internazionale. Poi abbiamo Mario Calavadossi, quindi affiancherà Paoletta Morrocu, un grandissimo tenore, che è appunto Michael Cecevarizde, che viene direttamente dall'Arena di Verona, però poi anche il Barone Scarpia, questo personaggio truculento, questo personaggio elegante da una parte, ma che mal ha interpretato l'idea del potere, della gestione del potere, che appunto sarà interpretato da un bulgaro, anche questo di fama internazionale, Ventslav Anastasov. I solisti poi avranno dei comprimari, tra i comprimari ricordiamo Giuseppe Zema nel ruolo appunto di Cesare Angelotti, Giuseppe Zema il regino, poi il sacrestano sarà Antonio De Gobbi e poi Spoletta sarà un altro calabrese appunto di Diamante, Massimiliano Silvestri. Presente il sindaco di Soverato Ernesto Alecci, assente il consigliere delegato allo spettacolo Emanuele Amoruso. Orgogliosi di ospitare per il 4º anno consecutivo la Summer Arena, grazie alla famiglia Senese che dimostra di essere una famiglia di imprenditori validi, di seri professionisti, perché è un evento tra i 5 più importanti a livello nazionale, che si tiene sulle sue gambe, quindi non ha contributi pubblici, ma solo grazie alla famiglia Senesi e agli sponsor e agli imprenditori calabresi che stanno credendo in questo progetto. Quest'anno, come per gli altri anni, accontentiamo un pochino tutti i palati, perché ci sono eventi per i più piccoli, per le famiglie, per chi è più adulto, e abbiamo anche l'opera lirica e il cabaret, quindi offriamo a livello regionale un servizio importante che credo che darà grande visibilità alla città di Soverato, ma non solo, ma a tutta la regione Calabria. E intanto si pensa già all'edizione 2020. Abbiamo annunciato e siamo già in vendita per una data 2020, un grande evento come Ficarra e Picone. Il prossimo anno festeggiano 25 anni della loro carriera, lo vogliono festeggiare nelle migliori location d'Italia. E quale meglio location come quella del Summer Arena in Calabria, quindi ci siamo e siamo felici anche per il 2020. E siamo all'agenda. Da venerdì 19 luglio a sabato 20, a partire dalle 19.30 sul lungomare di Marina di Gioiosa Ionica, torna il Festival della Birra. Mercoledì 24 sul lungomare di Caulonia, a partire dalle ore 21, la sagra del tartufo gelato di Pizzo. Dal 25 luglio al 20 agosto il Locri Opera Festival, con 3 opere che saranno realizzate. Si inizierà con l'Elisir d'Amore di Donizetti presso la corte del Palazzo Comunale, con 2 recite il 25 e il 27 luglio alle ore 21. Seguirà poi un'unica rappresentazione di Turandot di Puccini il 3 agosto alle ore 21 presso l'area archeologica Tempio di Marasà, mentre concluderà la rassegna L'ammalato immaginario di Leonardo Vinci il 20 agosto alle 21 presso la corte del Palazzo Comunale. E ora ci spostiamo in rassegna stampa.
Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, il momento delle prime pagine dei quotidiani calabresi, apre con i temi della sanità Gazzetta, a Reggio protestano tutti, Cotticelli intanto frena sulle assunzioni, procedure congelate all'ASP. Scambio d'accuse sullo SPIS, stato d'agitazione a Villa Aurora, trasloco contestato per onchematologia pediatrica. Andiamo avanti, altre notizie, risultati dei test INVALS in Calabria, italiano, matematica e inglese, materie ostiche per gli studenti. E poi stabilimenti balneari a fuoco, terrore alla playa di Catania. Ci sono tre notizie nel taglio alto, titoli sottotestata, Riace, Lucano ai giudici, ho agito solo per ideale politico, qui l'ex sindaco ha parlato ieri in tribunale. Rivendita tabacchi, rapinata bocale, tre condannati e poi a Palmi, l'INPS aveva scoperto la truffa sull'indennità di disoccupazione, un finto sindacato, il piano B. Gioia Tauro, siamo già a spalla con gli occhielli, il comune avrà libero accesso all'inceneritore a Stilo, era abusivo, demolito il balcone nella casa natia di Campanella. Tempesta di grandine a Pescara, Taranto, gru in mare, un disperso, il maltempo provoca feriti e gravi danni sulla costa adriatica. A Pescara addirittura 18 sono finiti in ospedale, caduti chicchi di grandine, grandi come delle arance, vedete qui in foto. Chiudiamo con il quotidiano del Sud, il tema centrale in apertura è l'ambiente, emergenza rifiuti, un'altra ordinanza, l'Oliverio aumenta del 50% la capacità delle discariche per il periodo estivo, il problema è sempre quello della mancanza di impianti, esplode intanto il caso scandale. Carceri in Calabria meno affollate della media, invece poi c'è l'intervista con Raffaele Perrelli, nel voto all'Unica le dice hanno vinto le barriere disciplinari. E poi c'è il processo a Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, accusato di dare casa agli ultimi, ma rifarei tutto, questo ha detto Lucano ieri in aula. Catanzaro, acque reflue dal depuratore al fiume, chiusa l'inchiesta, tre gli indagati, i vertici di Soteco e un dirigente comunale. 'Ndrangheta, il candidato sindaco nel Merino e la spartizione delle partecipate, clan e padroni nel Varesotto. Catanzaro, l'ASPE, pagati 123 milioni di debiti e 156 assunzioni. A Cassano, oltre 380 giorni di attesa per una visita urologica. Abbiamo così completato, non ci sono altre notizie importanti in alto, i grandi appuntamenti dell'estate calabrese. La linea la restituiamo alla redazione, grazie per averci seguito. E ora uno sguardo al meteo. Nuvolosità irregolare oggi nella seconda parte della giornata con temperature più fresche, un abbassamento delle temperature di oltre 10 gradi e con aria dunque più fresca si interrompe almeno per il momento l'alta pressione in Calabria, il cielo comunque sarà nuvoloso ma con il sole che sarà presente nella prima parte della giornata. Grazie per averci seguiti. E per questa edizione è tutto, grazie per averci seguiti e riepilogo. Uccisa e fatta sparire, prima svolta nelle indagini su Maria Kindamo, arrestato un pregiudicato. Caso Riace, Mimmo Lucano parla in tribunale, se quello di cui mi si accusa è di aver dato casa a disperati, io lo rifarei. PSR Calabria, in arrivo pagamenti per circa 7 milioni di euro agli agricoltori. Beni culturali 4,2 milioni alla Calabria per interventi di restauro e conservazione. A Roccella Ionica il valore del farmaco, un incontro per parlare di benessere sociale e responsabilità soggettiva.